nei meandri della città Coroa San Caffè si faceva una bella cacca di arre. Ascolta tizio, perché ci hai rapiti e ci hai portato qua? Ma comunque grazie. Ma non lo vedi che sta dormendo sto ricchione? Ma che come cavolo fa a dormire sempre sto qua però? Uè ragazzi, uè! Ma scusa, chi sei tu? Chi sei? Ma chi ti conosce? Ma siamo sono, sono quello lì che vi ha invitato l'altro giorno. Ma... sì, ti ricordi? Quello che ci ha invitato. Ciao ragazzi, venite, vi ho invitato. Sì, dai, non mi ricordo di te perché sei anormale. Io sto solo con le persone normali, mi dispiace. Vabbè, dai, su, vieni. Va bene, dai, entriamo. Vengo con te e ti seguo. Ma... guarda che è di qua, eh. È di qua. Ma è scomparso il tizio di prima. Ma cosa? Dove? Venite, dai. Venite a mangiare, su, non pensateci. Venite che è roba buona. Prego ragazzi, sono Vladimir Putin, venite. Aia, è che sei russo? No, sono italiano. Dai, sedetevi. Vorrei una bella spremuta di arancia. Ma non siamo qui per ordinare, stupido. Dobbiamo cercare informazioni per uccidere il mio vicino. Allora, hai informazioni per uccidere il mio vicino? Veloce, ora. No, non ce l'ho. Però gira tutto, vedi? Che bella cosa. Ma dai, su, dai, dacci la parmigiana. La parmigiana reggiana. Sono qui per informazioni, non per mangiare. Se non ordini, io ti posso ammazzare. Mio revolver dietro casa, dietro bar, dietro tuo testa. Cosa? Va bene, mi... muto di arancia io. Ma non siamo qui per la droga, siamo qui per... Va bene, dammi una spremuta d'arancia anche a me. Non c'è problema. Va bene, ti darò informazioni. Ok, ti dammi informazioni e spremuta d'arancia. Ho sete. Ehi, Otto! Ehi! Ehi, donna o figlia! Ah, che bella, Ma che guardi là, ragazzi, non guardi che lui è un nano fatto hobbit Gandalf cinese? Eh? Ehi, tu, revolver, io te. Cosa? Sì, io. Come ti per... Non ti per me. Va bene, sto zitto. Io ti prendo, ti sviscio le budelle, te le mangio e te le faccio ingoiare e vomitare nel tuo culo. Ma volete smetterla voi due? Che bella questa ragazza. Io, caverna. Sì, è bella veramente la ragazza. Ora vi do informazioni. Capito? Sì. Ma perché non mi avete mandato subito le informazioni che mi dovevo mandare? Adesso mi fido, dai, diciamo mi fido di più di questa ragazza che guida più di voi due ignoranti. Ops. Scusate. Ma com'è possibile? Io non so guidare, scusate. Ma com'è possibile che non sai guidare? Mi fai salire sulla tua macchina, ti giro, ti strappo. Ma no, ricordate, non guidate più. Fa male guidare. Mi raccomando. Droga. Ma sei impazzito! La droga non ci serve! Già siamo andati a sbattere per colpo di sta maniaca! E più adesso devi prendere e drogarti! Adesso ti picchio! Ok, basta! Oh, stavo scherzando! No, io ti picchio! Dai, basta litigare, andiamo! Ehi, cosa volete? Basta, dai, andiamo! La foresta! Incantata! Delle fate!
Goku ci sarà lì dentro. Il vicino è lo Neighborg. Negro. Chissà se lo troveremo. Piano piano. A poco, nelle andre desolate troveremo quello che non si trova. No, su sé. Scusate, ma qua cosa dobbiamo fare alla fine? Dobbiamo entrare qui dentro e cercare uno che deve uccidere il mio vicino. No, guarda, papà, che fai qua? Ma è papà quello, mio papà. Scusa. Ma... Sì, lui è sempre lì che si fa gli esperimenti. Boh, uno scheletro, che strano. Cosa? Esperimenti? Sì, fa gli esperimenti. Adesso è diventato uno scheletro, che strana cosa. Ma forse... mi sa che è morto, ragazza. Ma com'è possibile che tu... No, non è morto, fidati. Intanto poi torna, come sempre. Ma tu sei pazza, ma adesso te ne stai. Dai, basta, andiamo, muoviamoci, che mi sono rotto le scatole. Vedi che sta pure iniziando a piovere, guarda. Dov'è l'ombrello? Porti proprio sfiga! Ma tua madre. Andiamo. Ah, ma la donna se n'è andata. Ah, bene, dai. Perché qua è tutto buio? Ma ci siamo veramente addentrati dentro una foresta e non sappiamo dove andare e come sarebbe stato il tipo che dobbiamo incontrare? Va bene, cerchiamo, andiamo avanti. Ah. Salve ragazzi, io sono Favi J. Ah, allora ti riconoscevo. Questa c'ha la faccia da culo. Allora, cosa volete da me che siete venuti qua? Bella a tutti i ragazzi. Adesso guardate bene come gira la telecamera. Bene. Ma come non sai nulla? Mi hanno detto che sapevi tutto, dovevi uccidere il mio vicino. Vabbè, sono venuto qui perché devi uccidere il mio vicino. Mi raccomando, veloce, chiaro, senza sangue. Perché, sai, il sangue mi dà ribrezzo. Dammi un'ascia che devo ucciderlo. Uccidilo tu o io. Cosa vuoi? No, niente. Meglio che vado via. È meglio se ce ne andiamo di qua, perché mi sa che si è arrabbiato. Ma va bene. Ma tu chi? Perché parli? Scusa, ho paura. Bene, fai bene ad avere paura di me. Non di sto fetente. Sto ignorante. Cosa? Cosa c'è da dire da me? Ti scanno come un porcetto. Se te va. È meglio qua che se ce ne andiamo. È meglio che ce ne andiamo. Che ne dici? Puoi uccidere il mio vicino allora? Va bene. Sì, te lo faccio io, dai. Stai tranquillo. È meglio andarcene però adesso. Dai ragazzi, dai che sta piovendo. Giochiamo. Beh, è meglio che torno a casa, che devo vedere se mio fratello non abbia... Sì, dai, va bene, vai da tuo fratello. Corri e non fermarti. Speriamo che mio fratello abbia cucinato e che non abbia bruciato la casa come al suo solito. Che abbiamo cambiato 4 case sto mese e non voglio... E non potevo parlare. Fratellino, mi sa che è successo qualcosa che non andava. Un cortocircuito, forse.